Questi e questi ti rendono un pro gamer, o almeno questo è quello che ci dice il marketing negli ultimi anni. Mouse ultra leggeri e tappetini super fighi ti rendono un power, un ninja, un tfue o robe del genere. O forse sono solo bravi loro e insomma, avere delle scarpe da corsa quando vai a correre sicuramente aiuta, però non sarai mai Usain Bolt soltanto perché indossi delle Puma, diceva qualcuno. Parliamo un pochettino di periferiche da gaming e se siano soltanto un'altra mossa del marketing come le tastiere da gaming oppure un qualcosa di concretamente utile. Il video di oggi è ispirato dal fatto che effettivamente di recente mi stia interessando di periferiche da gaming, soprattutto mouse e tappetini, visto che di per sé ormai abbiamo capito che le tastiere, a meno che non soffrano di un particolare input lag, sono tutte un po' da gaming. Invece nell'ambito dei tappetini e dei mouse questa cosa non è data così per assodata, e infatti il mercato dei mouse da gaming prospera ed effettivamente si notano delle differenze, ve lo dico da utente diretto. Questo è un signor mouse, un po' un golden standard, oltretutto è bianco e si sa che i mouse bianchi sono 150 volte più fighi per qualche motivo incognito nella nostra testa, ma andiamo un attimino a parlare invece dei signori qui sotto. Qui con me oggi abbiamo i modelli Fire, Ice ed Air di Glorious, che sono tre tipologie di tappetini molto comuni nell'ambito del pro gaming, e tutti e tre rappresentano una specifica categoria che poi è stata soltanto imitata da quelli che sono i grandi nomi nell'ambito dei tappetini di alta qualità, come per esempio i famosissimi Artisan. Ma andiamo un attimino a esplorarli uno per uno e vediamo che cosa hanno da offrire. Partiamo con quello caliente. A prima vista richiama tanti tappetini che già conosciamo, e infatti il suo principale concorrente di mercato è il ben noto Fanatic Dash, che probabilmente molti di voi possiedono, visto che in Italia abbiamo Power, che comunque essendo un'eminenza italiana li spinge tantissimo, ed essendo ovviamente anche il frontend dei Fanatic. Quindi magari questa è una tipologia di tappetino che vi può interessare se come me siete delle bestie di Satana e giocate di polso, come probabilmente il 90% dei giocatori che non siano pro gamer che giochino di spalla e braccio. Personalmente apprezzo molto il modello Fire, ma perché come ho detto rientra proprio nelle mie corde, è un mouse che trovo particolarmente buono per giocare appunto di polso, ed è un tappetino che effettivamente si è integrato benissimo nel mio flusso di giochi, ovvero i classici FPS un po' come tutti, qualche Battlefield. Io non sono un pro gamer, ci tengo a dire, quindi magari alcuni aspetti mi sfuggono, però le sensazioni penso che siano un po' le stesse per tutti. L'attrito di questo tappetino è leggermente maggiore rispetto a quelli che vedremo successivamente, tuttavia secondo me ha un suo posto nel mondo come tappetino un po' tuttofare. Questo tappetino sul sito di Glorious è ormai in sconto del 50% da mesi, l'ho comprato a $15, ciò che lo abissa un pochettino se prendete un singolo prodotto e la spedizione di per sé, più quella piccola porzione di dogana e IVA che vi verranno richiesti dal postino. Tuttavia, secondo me questo è un ottimo tuttofare, e per quello che costa dal sito di Glorious, se prendete altri prodotti insieme per giustificare un pochettino la dogana, è un prodotto molto molto interessante. La trama è intrecciata come in tantissimi tappetini concorrenti, e come dicevo prima è un po' un tuttofare. Secondo me vi ci trovate bene se non avete delle particolari tendenze. È un tappetino che rimane molto ben saldo sul tavolo grazie a questa parte di antiscivolo inferiore, quindi non vi preoccupate di questo, è ben imbottito in quanto stiamo parlando di 4 mm di tappetino. Oltretutto, rispetto agli altri due che vedremo dopo, è un tappetino che resiste molto bene a ditate e varie forme di sporco, tuttavia non è perfettamente waterproof. Infatti se andiamo a spruzzarci direttamente dell'acqua sopra, questa si scivola via ma rimane impressa comunque sul tappetino, non essendo completamente diciamo a prova d'acqua. Queste sono cose che dico perché me l'avete chiesto su Instagram. Ma chi me lo fa fare di spruzzare acqua sui tappetini per farvi vedere che sono waterproof o meno? Boh, ma perché lo faccio qui poi? Passando al nostro secondo candidato di oggi, abbiamo il Glorious Air, che rappresenta un po' tutti quei tappetini super sottili e adatti alla alta velocità. Quindi questo tappetino da soli 0,5 mm è dedicato a tutti coloro che giochino con bassissimi DPI e che abbiano bisogno di fare molta navigazione con il mouse nel momento in cui giocano di braccio o spalla, insomma, hanno bisogno di tanto movimento. Questo tappetino è veramente molto sottile, quindi so che molti di voi si staranno chiedendo: ok, ma non si muove quando lo appoggio sul tavolo? No, perché la parte inferiore è adesiva. Come potete vedere, si fa così e il tappetino non si muove mai più nella sua vita. L'unica cosa è che ciò è dato da un attrito causato da un adesivo nella parte inferiore, che come potete vedere fa un po' effetto cerotto, quindi se il vostro tavolo sotto dovesse essere sporco, se doveste essere soliti muoverlo parecchio, vi porterete via particolarmente tanto sporco. Questo tappetino è un tappetino con una superficie dura, liscia,
quasi a zero attrito. Direi che effettivamente rispetto all'altro si nota subito come questo tappetino abbia completamente un'altra identità. Come dicevo, è un tappetino dedicato a chi gioca con bassi DP e quindi effettivamente un tappetino che causa un attrito veramente inesistente. Guardate qua, il mouse si muove proprio senza nessun tipo di fatica, veramente sembra quasi che stia scivolando da solo. Se prendo subito il Glorious Fire a poca distanza noto un leggero attrito maggiore, che però di persona forse si nota maggiormente, ma comunque entrambi buoni tappetini, anche se devo dire che secondo me appunto l'Air è indirizzato maggiormente a chi gioca di braccio. Non è molto il mio tipo perché io non ho particolarmente bisogno di fare grandi movimenti, visto che più del tempo gioco di polso e quelle poche volte che mi trovo a giocare di braccio istintivamente continuo a giocare con alti DPI ma di braccio, e quindi insomma. Esattamente come il Glorious Fire, non trattiene ditate e sporco se non nella parte inferiore, facendo il famoso effetto cerotto quando poi lo staccate dal tavolo, se lo staccate, se avete più postazioni. Ma è anche molto pratico perché voi adesso non lo potete vedere, ma io l'ho appena lavato e si è già asciugato, quindi è anche waterproof sotto questo punto di vista. E per questa settimana di utilizzo non sembra aver trattenuto in alcun modo le strisciate del mouse man mano che giocavo. Ok, arriviamo al Glorious Ice, che come potete vedere sembra ben più che utilizzato. Perché? Perché l'ho voluto tenere nelle condizioni in cui è finito dopo soltanto una settimana di utilizzo. Infatti questo tappetino in fibra di vetro, ideale anch'esso per movimenti ad alta velocità, effettivamente trattiene un quantitativo di ditate. Nello stesso momento in cui lo sto trattenendo ora, sta tenendo le mie ditate qui sopra, trattiene molto lo sporco, ma questa è una cosa che ho notato essere una caratteristica di un po' tutti i tappetini in fibra di vetro, quindi è una cosa che ho visto anche in video che riguardino per esempio dei top di gamma come gli Artisan. Semplicemente la struttura superficiale tende a trattenere lo sporco. Questo tappetino è sorprendente. Come dicevo, ha una fibra di vetro sulla parte superficiale. Come potete vedere ci sono tutte queste piccole perline molto carine. Tuttavia, per quanto siano molto belle da vedere e sicuramente diano un beneficio incredibile in termini di attrito, visto che stiamo parlando di un qualcosa che letteralmente non trattiene il mouse manco a pagare, stiamo parlando di un prodotto che purtroppo si usura in maniera sufficientemente veloce. Da quello che ho visto che sono le recensioni sui 3, 4, 5, 6 mesi, questo tappetino, come un po' tutti i tappetini in fibra di vetro, tendono a rovinarsi più velocemente, probabilmente per il fatto che appunto sono in fibra di vetro e quindi la parte superficiale di tutte queste piccole perline che costituiscono la superficie si va a rovinare man mano che ci passiamo sopra il mouse più e più volte. Poi probabilmente dipende anche un po' dalla composizione con cui sono fatti i piedini dei vostri mouse, tuttavia diciamo che tendono a usurarsi. Questo mousepad tuttavia è molto interessante ed esattamente come la controparte Air strizza l'occhio ai giocatori di braccio o comunque giocatori che utilizzino dei bassi DPI. Come dicevo, il suo unico difetto è questa tendenza all'usura slash sporcarsi, ma per il resto è un mousepad veramente molto molto interessante. Diciamo che se non vi piace il concetto adesivo del Glorious Air, fa da controparte un po' più spessa e appunto molto solida sul tavolo a quest'altro che vi ho appena fatto vedere. Tuttavia nel generale io trovo più interessante il Glorious Air, o comunque in generale tappetini di questa tipologia con questa superficie dura, qualora dovessi giocare con bassi DP. Questi in fibra di vetro sono sicuramente super interessanti, però la tendenza all'usura probabilmente richiederà di cambiarli in poco tempo, quindi sotto questo punto di vista sono solo le mie impressioni, quindi magari a un pro gamer non gliene frega niente, però sappiamo tutti che l'usura del tappetino comunque influisce sulle sue prestazioni, dobbiamo anche tenere conto di questo. Personalmente per il mio stile di gioco, io gioco circa sugli 800 DPI, effettivamente il Glorious Fire mi piace molto, diciamo che è un po' il tuttofare, il compromesso tra tutti quanti, ma tutte e tre le tipologie di tappetino le ho trovate apprezzabili anche con appunto il mio palm grip, il mio utilizzare il polso e il mio essere un giocatore ad alti DP. Ovviamente non sono un pro gamer, quindi non ho possibilità di valutare certi aspetti relativi a piccoli tempi di reazione di qualche millisecondo, ma queste sono le mie impressioni come un gamer casual, diciamo, come un gamer che è un po' tutti noi. Visto che molti di voi me l'hanno chiesto, li ho presi direttamente dal sito di Glorious, quello americano proprio. Il totale che ho speso mi sembra sia di 68 euro tra dogana, spedizione, tappetini tutti e tre, l'IVA, insomma, e tutte le tasse varie che vengono imposte su queste cose. Non è detto che vi vada bene come a me, perché letteralmente tipo di dogana ho pagato una cosa come 5 euro su oltre 60 di ordine. Diciamo che ho speso meno di quanto avrei speso prendendoli singolarmente da magazzini europei. Tuttavia c'è anche da dire che non tutti compreranno tre tappetini come ho fatto io, quindi diciamo che la spesa si attutisce e scende un pochettino. Vedete voi, se vi può interessare fatemi sapere se vorreste anche un video in cui vi parlo dei mouse ultra leggeri contro i leggeri e contro altre cose, insomma le impressioni di un gamer di tutti i giorni e se effettivamente un mouse da 150 euro faccia una differenza in gioco per una persona normale o se soltanto i pro gamer dovrebbero comprarlo. Fatemelo sapere giù nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, voi state su More Than Tech, sana usa!